Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Sims for Life e benvenuti in un nuovo video. Come avrete detto dal titolo, questa è la parte 21 del Let's Play di The Sims 4 al lavoro. Oggi si può definire che è un giorno abbastanza speciale perché appunto il nostro Matthew si è preso un giorno libero perché in pratica oggi avevo intenzione di far sposare appunto Kendra e Matthew, dato che appunto nella scorsa puntata c'è stata la promessa di matrimonio. Intanto lui se la sta facendo addosso, vabbè, quindi sì, dovrebbe farsi una doccia. Tra poco diciamo realizzo, cioè realizzo, sì, vabbè, di no, un attimo faccio aumentare il bisogno a tutti quanti, quindi faccio mangiare a tutti quanti perché appunto tra poco organizziamo questo matrimonio. Aspettiamo che appunto Matthew esce anche dalla doccia e si sbriga. Come on. Ok, perfetto. E intanto vieni, magari potresti riparare un attimo il bagno molto velocemente. Ok, e uso un attimo, dato che comunque si ripara anche la doccia, già che ci sei. Ok, perfetto. Mangia qualcosa, un pasto veloce, cereali, così molto velocemente. E diciamo, facciamo così, pianifica l'evento nuziale. Eccoci qui. Allora, nozze, evento sociale di prestigio che costa ben 1000 simoleon. Sposa e sposa sono due, ospite. Invitiamo praticamente tutti quanti, lui, chiunque, diciamo. A parte i bambini, no, gli anziani nemmeno. Che sono tutti, no, lei la dobbiamo invitare per forza. Vediamo chi possiamo invitare di invitare. Zoe. Ah, Venue, assolutamente. Limite massimo 15, perfetto. Sono 11 ospiti. Fornitore di catering. Non lo so, vediamo. Ok, clic un mixologo ci serve, ne assumiamo uno. E un musicista, no, non ci serve un musicista. Il luogo, allora vediamo un po' il ruolo. Il luogo, diciamo, lounge bar, no, parco. No, dov'è? Allora, io ho costruito un, diciamo, un bar, cioè un ritrovo, diciamo così, però non me lo dà assegnato, quindi a quanto pare devo modificare un attimo la tipologia. Quindi faccio un attimo questa cosa e ci vediamo. Ok, allora ho cambiato la tipologia del lotto, l'ho modificata in bar, e adesso vediamo se possiamo. Allora rifacciamo di nuovo nozze. Ok, e invitiamo di nuovo tutti quanti, quindi tutta questa gente favolosa. E così. Forse sono troppa gente? Non lo so. Vabbè. Sono 10 sim, perfetto. Fornitore di catering, facciamo questo tizio, Daniele Galli. Mixologo, ne assumiamo uno per il ruolo, e non ci serve un musicista poi. Vediamo, museo, parco, bar. Eccolo qui. Mi sono dimenticato di mettere. Ma vabbè. Bar, ok, andiamo qui. Ok, eccoci qui, arrivati al lotto. Allora, questo è, diciamo, un bar, a questo punto lo possiamo chiamare così, che ho costruito io appunto proprio per questo matrimonio. A parte che ho dimenticato di mettere un tetto. Beh, dettagli. Allora, questo è l'esterno, è abbastanza semplice, non è niente di che. Sono ispirato un po' ad una chiesa, un po' in stile così. Poi vabbè, qui abbiamo questa porta, queste finestre molto grandi e niente di così eclatante. Entriamo dentro, già c'è qualcuno dentro, ma vabbè. Allora, appena entriamo abbiamo qui un
un pianoforte e un pianoforte, sì. E poi qui abbiamo un'esposizione di vini, così, liquori, molto carino, proprio adatto, diciamo. Uno stereo, così, molto semplice. Qui poi il tavolo da buffet e la fontana, appunto, che può essere di cioccolato, eccetera, eccetera, che è uscito con feste di lusso, staff. Poi qui appunto abbiamo vari tavolini, così molto semplice per far sedere gli invitati, così. E poi qui abbiamo queste luci molto belle, tutta questa roba, diciamo, è uscita con feste di lusso, staff, così molto, tutto molto bianco. Poi qui abbiamo un bar, così, e questo appunto è la nostra barista. Poi qui appunto abbiamo un bagno. Sì, e questa è una televisione che, vabbè, non c'entra niente però. Ok, e poi qui appunto abbiamo la sala del matrimonio. Quindi abbiamo l'arcata, tutte le sedioline, il tappeto, così. Molto carino, molto semplice, non è niente di eclatante, però è molto carino questo, così, per un matrimonio, diciamo, volevo fare qualcosa di diverso invece di fare sempre il solito matrimonio in casa. Direi di far entrare tutti quanti, prego, a parte che venue indosso degli abiti proprio inguardabili, non si possono guardare. E questa è la nostra sim versione sposa, magari, non so se possiamo. Sì, poi adesso, dato che io appunto mi sono dimenticato, do un attimo un cambio di look a Kendra, qualcosa di molto semplice appunto per il matrimonio. Ok, adesso io, diciamo, cambio un attimo tutti gli abiti, la pettinatura, eccetera, eccetera, la veste un po' più adatta a un matrimonio, e ci vediamo dopo. Ok, ecco qui la nostra Kendra Wise in versione sposa. Allora, dato questi capelli che sono dei custom content, che non mi ricordo dove l'ho presi, vabbè, se non sbaglio, da Resims Resource, no, da Tumblr, se non sbaglio. Poi vabbè, ne ho messo appunto delle ciglia finte, così. Poi, diciamo, tutto il resto poi del trucco appunto è di The Sims 4 base. Poi ho messo questi orecchini, che appunto sono dei custom content, e poi appunto il vestito, che appunto è di The Sims 4 base. Niente, adesso do anche un cambio di look a Venub, perché sta indossando questi abiti completamente inguardabili, e ci vediamo. Invece quest'altro appunto è il look di Venub, questo look abbastanza semplice, però sempre un po' colorato come lo stile di Venub. Allora, io ho dato solo delle ciglia finte, poi tutto il resto è di Sims 4 base, molto semplicemente. I capelli sono sempre gli stessi. Poi ho dato questa collana, che è di Sims 4 base o al lavoro, adesso non ricordo, e poi questo vestito, che è di Sims 4 base. Ok, eccoci qui arrivati nella modalità vivi, e appunto ho cambiato anche gli abiti a Kendra. Ho messo questi suoi abiti fantastici con questi capelli fantastici, che devo dire che sono proprio belli. Direi di partire subito. Facciamo che comunque si sposino già da adesso, perché, e mi sembra arrivato anche il momento, perché appunto sono anche le 12 e 20, quindi diciamo, facciamo sposati con Matthew Anderson. Perché nessuno sta venendo? Ok. Che carino. Ci sono i posti, non vi preoccupate. Easter to bay. Ah, so. Biblet Sabrisia. Plurna. Yes. Soy. Slap. Benquoyus. Gorbine. Malin. Renneth put down some. Yar. Larga. Batanava Andrew. Oh, the cutest couple ever. Yay! Ho fatto l'esperienza, i due si sono sposati, sono il pulsante separato. Ma dai, già vivono insieme. Quindi sì, finalmente i nostri sim si sono sposati. Era arrivato appunto il momento, diciamo.
tutti quanti hanno visto l'evento, diciamo, e tutti quanti stanno prendendo appunto una bevanda, quindi sì, ci siamo. Ringrazio un ospite per la presenza, ringrazio per la presenza. Grazie per la presenza. E lui che mangia sempre, mangia. Cosa? Romantico, flirta. Ecco qui, perché appunto stiamo seguendo la scaletta. Tieni la mano. Quindi. Oh, però non abbiamo la torta. No, non abbiamo la torta, però. Non so se mi sentite bene, perché tutte queste voci, ecco, magari mi avvicino un po' di più al microfono, perché tutte queste voci sono abbastanza assillanti anche. Anzi, mi sta venendo un mal di testa. Qui appunto tutti noi, diciamo, le nuove emozioni appena sposati per il matrimonio, la promessa di una compagna vitalizia può rendere compagnia vitalizia può rendere felice qualsiasi sim. E poi fidanzamento ufficiale, per il fidanzamento ufficiale che abbiamo fatto appunto nella scorsa puntata, e lo stesso appunto vale per il nostro caro Matthew. Vediamo appunto questo, il nostro Jamie, che per la prima volta non indossa un cappello, e quindi possiamo vedere i suoi capelli, che sono bianchi, sembrano, però sono penso le mesh. Intanto Venub, sì, sento un po', non so, avremo bisogno appunto di qualcuno, diciamo, che ci prepari una torta, però va bene. Ah, ok, intanto sì, non ci ho pensato, possiamo fare qui, servi tutto, la fa Venub, dato che comunque lei è un po' impegnata. Mi ero completamente dimenticata, ecco qui. E poi riempie la fontana di cioccolata. E quindi sì, vediamo cos'è. Allora, amarette alle mandorle. No, può fare niente. Vediamo se lo fa lei, che non è. No. Matthew, sì, vabbè, non ci interessa. Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo amarette alle mandorle, tempura di verdure, cevieche e patatine, non so cosa siano, salsicce e peperoni e pollo arrostito. Prendiamoci una porzione di pollo arrostito. Anche tu prenditi una porzione di salsiccia e peperoni. Quindi sì, e tutti quanti stanno sedendo vicino ai tavoli. Anche tu prendi qualcosa di... Ah, ecco qui cosa sta prendendo. Cosa hai preso? Ecco, lei fa tipo la damigella che siede vicino allo sposo. Magari tu puoi sederti qua vicino allo sposo. Come here. There we go. Anche Venub si può sedere qui. Oh, che carini. Belli, proprio come i matrimoni. Oh, poverino, però sta solo lui qui. Forever alone. Povero. È perché si è messa questa tizia qua. Anzi, facciamo così, sediti, così lei se ne va. Ecco qua, vai, sediti. No, vabbè, se ne sta andando anche lei, sì, vabbè. La famiglia è più famiglia, che per la fine sono tutti amici, a quanto pare. Non c'è nessun legame di parentela a parte tra Kendra e Matthew, nostro caro Matthew. Sono le 17:51, aspettiamo più o meno che
facciamo già più tardi. Intanto prendiamo qualche cosa, prendiamo qualche cosa. Possiamo prendere una fragola ricoperta di cioccolato e prendila anche tu, già che ci sei. Che tutti quanti prendano una fragola ricoperta di cioccolato. There we go. What are you doing? You can. Do not worry. There we go. Ma non abbiamo la torta, ci siamo dimenticati. Mettiamo appunto un canale comico. Cura la malattia perché si sente malata. Oh. Povera. Tanto domani mi sa che dobbiamo andare al lavoro. Sì. Domani andiamo, intanto qui. Sto sbagliando il dito, sento intanto lei sta ancora mangiando la sua fragola, mentre il nostro Matthew sta prendendo un cocktail. Si può dire che sono 10 persone, ma non credo, secondo me sono molte di più. Sì, non ci ho pensato perché comunque è un bar pubblico. E quindi entrano pure persone che non fanno appunto parte del matrimonio. Direi che comunque si sono fatte già le 19, direi che appunto questo matrimonio può finire qui. Vuoi terminare in anticipo? Sembra che tutti si divertano molto. Sì. Hai completato? No, siamo dai, guadagnata argento. Sì, solo perché non avevamo una torta. Che spendo? Matrimonio, qualcuno ha perfino lasciato un centro tavola nell'inventario dell'unità familiare dei tuoi sim. Perfetto. Ah, direi che appunto possiamo chiudere. Ok, penso che adesso tutti quanti se ne vadano. Ok, questo è appunto. Sono sim così. Possiamo andare a casa. Ok. There we go. Ok, eccoci qui, arrivati a casa. I nostri sim che si abbracciano sono troppo carini. Direi appunto di far cambiare gli abiti a tutti quanti. Quindi sì. Cambia abito. Quotidiani. There we go. Dato che comunque mi piaceva molto come stava Kendra con quei capelli, penso che comunque farò cambiare l'aspetto. Io metterò quei capelli così, anche se questi capelli un po' sbarazzini mi piacciono. Ok, adesso un attimo faccio un cambio di look a Kendra per mettere qualcosa di un po' più sobrio e ci vediamo dopo. Ok, ho cambiato un po' l'aspetto e ho messo qualcosa, se non so se si può definire proprio sobrio, ma vabbè. E ho cambiato appunto i capelli perché io ho tolto appunto quei capelli un po' lilla così. Ho messo un trucco molto più semplice, così molto così, così molto così, certo. E poi appunto la maglia appunto è sempre quella, però di un altro colore. E poi ho aggiunto questi jeans che sono appunto tutto quanto più o meno sono dei custom content, a parte il trucco e basta. Anzi, no, pure le ciglia e la matita, diciamo, non so come si chiama, sono un trucco, vabbè, fanno parte di quella categoria. Ok, eccoci qui ritornati. Direi di togliere, cioè di far cambiare tutti quanti, e a questo punto direi di rimuovere anche il travestimento alla povera Venub, che sinceramente che è da troppo tempo che sta indossando questo abito, diciamo di ordinare la medicina. Sì, perché appunto ne sentiva il bisogno. Ok, prendi la medicina. Me la ricordavo così senza vestito, me la ricordavo completamente diversa. Puoi toglierti a tutti questi abiti fastidiosi da dosso. There we go. Ok. Niente, dato che comunque i nostri praticamente sono le 9 di sera e i nostri sim stanno per andare a dormire, direi che questa parte può finire qui. Io spero che questo video che vi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo. Finalmente si sono sposati i nostri sim e un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!